È stata inaugurata la nuova sede di Campagna Libera Pontecagnano Faiano in via Monsignor Grasso. A partecipare all'inaugurazione, oltre numerosi esponenti dell'amministrazione, anche il consigliere regionale Nello Fiore. Nei prossimi giorni verranno annunciati i nomi che faranno parte del direttivo. Ritornando un po' a quel ragionamento, diciamo, che si faceva probabilmente in passato, che però non è obsoleto, cioè quello dei circoli, quello dei momenti in cui anche aprendo una sezione come quella di questa sera si può avere il contatto diretto con le persone, perché molto spesso la politica dimentica di avere un contatto quotidiano, diretto, di ascolto, di confronto, di dialogo con i cittadini, con le donne, con gli uomini, con gli imprenditori del territorio. Noi questo lo stiamo mettendo in campo, ringrazio un po' la presenza dell'intera amministrazione comunale, anche dei segretari degli altri partiti, perché dimostra anche la grande compattezza di questa squadra di governo, fatta di persone che non vivono di politica, ma che stanno dando un contributo enorme alla crescita socioculturale, anche al percorso amministrativo che abbiamo messo in campo. Dare voce a una parte della società civile che può dare un grande contributo al lavoro che già stiamo facendo con il nostro assessore, col gruppo consigliare, con il sindaco e con tutti i colleghi della maggioranza. L'idea nasce perché ci venivano sollecitate varie questioni, arrivavano spesso delle proposte che noi come gruppo consigliare non riuscivamo a seguire, perché le cose da fare sono tante, e quindi l'idea di creare questo laboratorio, grazie a un, ci sono alcuni membri del direttivo che non nomino perché rischio di dimenticarne qualcuno, stiamo creando questo gruppo dirigente, nomineremo un segretario, ringraziamo Gelsomino Megaro che fino ad oggi ha retto, diciamo, questa segreteria, e che dire, cercheremo di fare il massimo come sempre.